Allora, la fedeltà. Dunque, un attimo che consulto l'enciclopemia. Allora, la fedeltà può essere una scelta etica. Faccio una piccola cappella, entro tutela. Oppure, diciamo, una contingenza, perché non è che sempre ci stanno le occasioni, poi ci vuole una certa organizzazione mentale, perciò dire. Oppure, quella che preferisco io, una conseguenza d'amore, perché se tu ami, ami veramente, sei coinvolto totalmente, non c'è tentazione che tenga, cioè può arrivare Claudia Schiffer, Brad Pitt, non lo vedi proprio. A mia, quando mi fa venire nervoso quel tipo di uomo che dice, sai, lei mi ha provocato, ma che uomo sei? Che cosa c'hai nel cervello al posto dei neuroni? Gli ormoni. E qui mi si spiega l'espressione testa de ca. No. È un uomo. È un uomo che mistifica. O mistifica, dato l'argomento. Quindi, in ben ultima analisi, la fedeltà è una coerenza verso ciò che tu stai vivendo, in penultima analisi, perché in ultima analisi l'infedeltà è una coerenza verso ciò che tu non stai vivendo, perché non è che tutti hanno la fortuna di avere dei rapporti meravigliosi, che ti completano, ti totalizzano. Cioè, io per esempio, no? C'ho diverse donne dentro di me, no? Cioè Salvatore, mio marito, già tanto se ne capisce una, perciò le altre vanno un po' a spasso, no? Allora ho provato, diciamo, a risolvere così l'enigma e ci ho detto a mio marito Salvatore, famoso filosofo René Descartes, Salvatore Descartes, però Descartes, ci ho detto, sanno un po' Salvatore, ma se io ti tradisse, no? Cioè, a te ti dispiacesse? Ma che minchia vuoi che ti sapeghi a te? Così parlò Zarapuzza, vabbè. Senti un po'. Sendo un po' Schopenhauer, guarda che a mia, gli uomini mi guardano, perché io ho ancora il mio stesso appin, dove vato, autolavaggio, cimitero, supermarket, mi guardano, e poi cosa vuoi? Oggi un gambare sodo, domani un nomberignoc, dopodomani un amaro averlo, uno dice, se vuoi venire a prendere qualcosa su di me, quindi, se io ci stassi, tu ti inalberassi? Dice inalberassi? No, ma ingazzassi sì. Ma mi fa piacere. Mi fa piacere Salvatore. Ma questo, diciamo, per amor mio o per amor proprio? No, ma dà fastidio che qualcun altro tocca qualcosa che è mio. Ma se tu non mi tocchi... Ma tu lo sai che io ti potrei separare per abbandono della tetta coniugale. Comunque, prima di congelarmi da voi, lancio un monitor all'uomo che ci prova con la donna coniugata ed extra coniugata, senza rispetto. Una donna può anche avere un attacco di manico. Sei emotiva, sai com'è. Però pure se ce l'hai lungo, ma non ci arrivi al cuore.